argomentazione scientifica è fondamentale. È fondamentale poter dimostrare quello che non solo sosteniamo in ambito della vigilanza nei luoghi di lavoro, ma anche è fondamentale per cercare di migliorare la qualità dei luoghi di lavoro. E quindi avere un metodo che parte non dalle sensazioni, ma dalle verità scientifiche, o comunque quello che la scienza o a volte solo la dimostrazione statistica ci fornisce, è un elemento di professionalità essenziale che ci allontana tra l'altro dal ruolo di vittime di questo tipo di informazione. Allora, tre parole che per me identificano DORS. La prima è assistenza. L'assistenza sono servizi che vengono forniti ai bisognosi. Chi lavora nei servizi come quelli dello Spresal è un bisognoso di informazione, un bisognoso di informazioni scientifiche, è bisognoso di appunto assistenza e in riferimento alle proprie attività. E quindi il primo termine è sicuramente assistenza. Il secondo termine che per me descrive, connota DORS è rigore. Ogni volta che mi sono rivolto a DORS non ho avuto risposte facili, non ho avuto la risposta "tutto è facile, sicuramente riusciremo a fare in tutto e per tutto quello che ci chiedi", ma ho avuto risposte di rigore. Fare questa cosa rappresenterà fatica, ma dobbiamo fare di tutto per farla. Il terzo termine che secondo me descrive l'attività di DORS è tessuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto alle realtà dei servizi come i nostri, che sono realtà distribuite sul territorio, DORS ha rappresentato uno dei momenti di intreccio, di collegamento, appunto di tessitura, di conoscenze, ma anche di volontà di cambiare le cose in questa nostra società.